Buongiorno a tutte e benvenute in questo nuovo video. Oggi vi voglio dare qualche spunto di outfit per i vostri appuntamenti romantici, anche perché siamo vicinissime a uno degli appuntamenti più romantici dell'anno e quindi non importa dove festeggeremo questo San Valentino, che sia un bel ristorante o in macchina in un punto panoramico e con una cena takeaway, oppure direttamente a casa. Basta davvero pochissimo per rendere questa giornata speciale. Uno dei piccoli dettagli che possono rendere questo momento davvero bello è quello di scegliere un bel outfit. Perché è vero che se ami una persona non la ami solo per l'aspetto fisico, ma fare un piccolo sforzo non guasta mai. Per questo motivo ho deciso di mettere insieme questi outfit che saranno adatti sia per chi festeggerà fuori, ma anche per chi festeggerà a casa. Perché io e il mio ragazzo, quando ci diamo l'appuntamento a casa, come tutti noi durante questo lockdown, amiamo comunque vestirci bene e quindi rendere ogni momento passato insieme ancora più speciale. Il primissimo outfit, non a caso, è questo perché è il mio preferito ed è anche quello che si ricollega al video precedente in cui vi ho dato alcuni spunti di cose che si possono fare per rendere questa giornata ancora più speciale. Per ricreare questo outfit ci vogliono delle cose davvero semplici, e cioè un top bianco con delle maniche a sbuffo, qualche piccolo volant o piccole ruche, lo rendono davvero romantico, un paio di pantaloncini o una gonna in simil-pelle, il tutto legato da una bella cintura, e un paio di calze un pochino più originali, quindi con una fantasia particolare. In questo caso sono le calze di Calzedonia con la fantasia Piedepool. E così l'outfit è completo. Questo top l'ho preso da Zara, così come i pantaloncini, mentre la cintura è di Levi's. Purtroppo questo top è andato veramente a ruba, quindi non penso ci sia rimasto neanche un pezzo, ma un consiglio che vi posso dare è quello di sfruttare le applicazioni per l'acquisto online, cioè la funzione di cercare per foto, e quindi questa applicazione viene offerta da Zara e ASOS, poi magari ci sono altri siti, ma io in questo momento non li conosco. E quindi per facilitarvi in questa ricerca vi lascerò qui sotto nella descrizione il link alla foto sul mio profilo Instagram in cui indosso questo outfit, di modo che la possiate screenshottare e buttare direttamente dentro le applicazioni per trovare oggetti simili. Ovviamente per completare questo outfit, se siamo in casa, possiamo abbinarlo a un paio di pantofole pelose, oppure a un paio di calzini in lana come questi. Io questi li ho presi da H&M, ma ce ne sono simili anche da Calzedonia e anche da Primark, quindi andate a darci un occhio. Mentre se siamo fuori casa possiamo abbinarlo ad un paio di anfibi e una borsetta nello stesso colore e l'outfit è completo. Il secondo outfit è pensato per chi festeggerà a casa e non ne vuole proprio sapere di rinunciare alla tuta, anche perché vi voglio far vedere che si può essere sexy anche in tuta, perché basta abbinarci un paio di pantaloni un pochino più attillati, una bella bralette e un cardigan in lana, anche perché in questo modo indossiamo qualcosa di caldo, comodo e siamo anche abbastanza sexy. Questo cardigan e la bralette sono entrambe di Zara e vi lascerò il link qua sotto a qualcosa di molto simile, anche perché non sono articoli che ho comprato di recente. Mentre questi pantaloni qua sono di Primark e penso si trovino ancora nel negozio. E se li trovo online vi metto anche il link qui sotto. Passiamo ora al terzo outfit che trasmette vibe un po' romantiche, un po' power woman, perché è composto da un abito color pastello e accessori un pochino più bold, neri. E questo è un outfit che spacca sempre perché l'abito color pastello non sembra andarsene da nessuna parte, andrà tantissimo anche durante la primavera-estate 2021, quindi se lo comprate per San Valentino o per un'uscita romantica, sarà molto utilizzato anche durante la stagione che sta per arrivare. Eccoci arrivati al quarto outfit, che è composto da questo bellissimo maglioncino di Intimissimi in lana e seta, abbinato con la bralette indossata però sopra il maglioncino per un effetto un pochino più
diverso dal solito, questa bellissima gonnellina di H&M e i collana Poa di Calzedonia, che li trovo davvero un tocco molto romantico a qualsiasi tipo di outfit. E poi se ci aggiungete anche un paio di stivali lunghi sopra il ginocchio e con la suola bassa, l'outfit è davvero bellissimo. Io purtroppo non ho ancora trovato un paio di stivali sopra il ginocchio che siano adatti a me e al mio stile, e quindi ho abbinato questo outfit agli anfibi, che sono la mia scarpa passepartout. Questo è anche l'ultimo outfit di questo video e come sempre spero di esservi stata utile con i miei consigli. Se così fosse, lasciatemi un like perché questo aiuterà il mio canale a crescere e i miei video ad essere visti da altre persone. Io come sempre vi mando un abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!